Alan Viezzoli per Radioattività dal 66esimo Festival di Berlino. Due parole velocissime sui film in concorso presentati ieri, 14 febbraio. Abbiamo cominciato con Cartas da guerra del regista portoghese Ivo Ferreira, storia di un medico dell'esercito che viene mandato assieme al battaglione negli anni 70 in Africa, e lui scrive delle lettere alla moglie, alla giovane moglie incinta che ha lasciato a casa. Film interessante per la sua costruzione, un film di guerra in cui la guerra non si vede mai, si vedono solo le lettere, si sentono solo le lettere che l'uomo manda a casa, lette quasi tutte da lei e non da lui, e si vedono le immagini della vita del campo. E le due cose non sono mai unite, nel senso che quello che sentiamo leggere nelle lettere non è mai quello che vediamo sullo schermo. Film interessante, che però poteva essere di una ventina di minuti più corto, perché purtroppo l'idea non viene poi sviluppata, rimane un po' ferma su se stessa e il film rischia di diventare monotono. A seguire 24 settimane della regista tedesca Anne Zora Barraked, film sull'aborto. La protagonista è una attrice comica tedesca che scopre che il figlio che sta aspettando non solo avrà la sindrome di Down, ma anche una malformazione cardiaca, quindi deve decidere appunto se abortire o no. Il film ha un tema che è pesantissimo e la regista non fa niente per alleggerirlo, anzi calca un po' troppo la mano. L'evoluzione, i personaggi non hanno evoluzione e la decisione finale che spetta lei alla fine non viene mai veramente discussa con le altre persone, quindi è un film che secondo me poteva essere molto interessante come tema, ma gestito in un'altra maniera. Per finire, Being 17 del regista francese André Téchiné, film su due ragazzi 17enni che prima si odiano e poi si scoprono gay e quindi scoprono di amarsi. Film anche qui decisamente troppo lungo, 2 ore quando 1 ora e mezza bastava e avanzava. Il film si perde su se stesso, non prende una direzione, fa stella cose, non va bene. L'idea anche qua, l'idea poteva essere interessante, la messa in scena non è poi così malvagia, però il regista si perde troppo e questa sua voglia di dire le cose forse andava canalizzata un po' meglio. Ci sentiamo domani per altri aggiornamenti qui da Berlino.